da una fusione dalla Swatch e la Mercedes-Benz, nel 1998 hanno iniziato a produrre quella che avrebbe creato un solco nelle city car e le super utilitarie. Stiamo parlando della Smart. Oggi vi proponiamo in vendita questa bellissima Smart terza serie del 2016 con 43.000 chilometri. Ha superato con eccellenza tutti i nostri test e quindi vediamo un po' perché acquistarla e scopriamola sicuramente meglio dopo, l'andremo a testare anche su strada. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre offerte e accedere sempre per i primi. Per questo iniziamo. Ed eccola qui, davvero la terza serie si dimostra un oggetto di design curato ancora di più delle precedenti. Questa in particolare monta cerchi in lega B-Color da 15 pollici e mi piace davvero il pacchetto B-Color anche nell'auto, questo bianco che contrasta con la scocca e le parti nere. Come vedete, di carrozzeria è davvero in perfette condizioni, come anche i pneumatici si trovano ancora al 60% circa. Per quanto riguarda le manutenzioni, l'ultima manutenzione è stata eseguita a ottobre del 2021 quando aveva 39.000 km, quindi circa 4.000 km fa. Diamo un'occhiata anche agli interni, entriamo un po' nel cuore della vettura per constatare lo stato di usura dei tessuti, soprattutto nei sedili. In questo punto vedete non ci sono strappi e abrasioni, qui trova alloggio gli airbag laterali che per quest'auto sono fondamentali, attacchi Isofix anche nel sedile del passeggero. Dando anche qui un'occhiata al pomello in pelle con le cuciture, come vedete è tutto perfettamente in ordine, come anche la corona del volante e i vari tastini qui per gestire il cruise control. Come vedete è un'auto che diventa sempre più rara, visto che adesso le produrranno solo elettriche. Questa monta un motore 1000 da 70 cavalli, un'auto che anche se sembra, ma purtroppo non è adatta per neopatentati, solo dopo un anno della patente potete guidarla. Adesso non ci rimane che andarla a testare su strada e vedere un po' come si comporta, soprattutto il cambio automatico che ha regalato davvero molte molte soddisfazioni. E poi alla fine del video potrete anche, se rimanete collegati, vedere il test accensione e fumi dagli scarichi. Per questo non ci rimane che partire. Andiamo. Bene, partiamo e facciamo subito vedere che la doppia chiave è uguale alla prima, cioè con telecomando. Proviamo l'accensione, mezzo giro di chiave e ovviamente è partita. Inseriamo la marcia in automatico e vediamo un po' come va. L'abbiamo già testata su terreni un po' disconnessi e ovviamente ammortizzatori, giunti, rumori in accensione legati a cinghie che possono stridere, è tutto perfetto. Ovviamente tutti i test, i circa 100 test, controlli che eseguiamo sulle nostre vetture, questa l'ha superata con eccellenza. La guida è ovviamente quella di una city car, anche discretamente alta, con tanta visuale. Quello che manca è il cielo, ma sinceramente preferisco così, perché il tettuccio panoramico con la retina quando è davvero caldo entra, sinceramente, ma è un'opinione mia personale, troppo sole. Mi piace anche della nuova serie il volante che hanno fatto con i comandi qui sotto, davvero molto carini, che ricordano un po' le auto da Formula 1. In questo caso potete gestire il controllo della velocità, cruise control e limitatore della velocità. Ma adesso testiamola sul nostro solito rettilineo, vediamo un po' come va in accelerazione, il cambio marcia e schiacciamo a tavoletta. Siamo arrivati a 80, perfetta. Devo dire che con il nuovo cambio che hanno installato sulle Smart terza serie si riesce davvero ad ottenere una cambiata molto molto fluida, e infatti l'avete visto che il tempo che è passato tra la prima, la seconda e la terza è stato velocissimo.
L'accelerazione, l'avete anche ascoltata, è stata progressiva e fluida, ma non mi aspettavo che i 70 cavalli riuscissero ad arrivare nel nostro rettilineo a ben 80 km orari. In frenata ho pigiato un po' di più sul freno al fine di attivare l'ABS e ho lasciato anche lo sterzo ed è rimasto perfettamente dritto, quindi la frenata poderosa ha risposto alle esigenze necessarie per avere un'auto sicura. Parliamo dell'allestimento, che è una passion e avete tutto ciò che è necessario per avere una guida comoda. Autoradio con ingresso AUX, aria condizionata che la stiamo testando e funziona alla perfezione, alza cristalli elettrici e tanto tanto altro che vi lascio a voi il piacere di andare a scoprire nella lista completa degli accessori di serie e vari optional visitando l'annuncio sul sito privacar.com sede di San Cesario. Nei numeri che leggerete in descrizione sotto il video potete contattarci per avere ulteriori informazioni o anche per prenotare un test drive. Vi ricordo che l'auto è anche interamente finanziabile e ovviamente in pronta consegna. Per questo vi aspetto alla prossima video recensione. Ciao!